Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video dove parliamo di calciomercato. Di cosa si può parlare secondo voi? Di calciomercato. In questo periodo ovviamente si parla quasi solo di calciomercato, quasi solo di calciomercato. E ragazzi, parliamo di un colpo in uscita da parte dell'Atalanta. Sto parlando di Romero. Romero che l'ha acquistato praticamente il Tottenham, l'ha detto Di Marzio, quindi quando dice una cosa lui è ufficiale, non si sbaglia mai, non si sbaglia mai, quindi è ufficiale, Romero va al Tottenham, ma con quale cifra? Con quale cifra? Secondo voi un difensore valutato il più forte della Serie A? Perché io sono d'accordo, ha fatto una stagione strepitosa. Il migliore della Serie A, il miglior difensore attualmente della Serie A, che ora ormai è in Premier al Tottenham. Con quale cifra l'ha venduto per cassi? L'Atalanta a 55 milioni di euro. Incredibile, mamma mia, incredibile. Incredibile, con una bella cifra, ragazzi, una bella cifra ha ceduto Romero. Ma il Tottenham, ragazzi, il Tottenham che veramente si diceva che stava pieno di debiti, ha preso Gollini 18 milioni, Romero 55 milioni e Paratici, visto che proviene dalla Serie A, che arriva in Premier, però prima di stare in Premier stava in Serie A, di andare in Premier stava in Serie A, va in Premier e dove pesca bene, pesca in Serie A e guarda, con quei soldi il Tottenham poteva puntare anche Koulibaly. Meno male che non è stato così, ma sicuramente il Tottenham con quei soldi prende uno più giovane di Koulibaly e infatti l'ha preso. E Romero, secondo me ha fatto anche bene perché ha un futuro davanti, ha un futuro davanti. Sai, secondo me, se io ero un tifoso dell'Atalanta, ma non lo sono, ero un tifoso dell'Atalanta, non mi preoccuperei, eh? Se io fossi un tifoso dell'Atalanta, non mi preoccuperei, perché una società con l'Atalanta, come la società dell'Atalanta, già per chiudere questa operazione in uscita, già ha il sostituto pronto, ve lo assicuro, già ha il sostituto pronto. Lo ha dietro la porta il sostituto di Romero. Ora non sarà all'altezza, però lo diventerà, perché l'Atalanta fa questo, può prendere anche un giocatore della Serie C, lo fa crescere e diventa all'altezza del campionato della Serie A, diventa come Romero, uno su tutti. E ragazzi, l'Atalanta per fare un passo del genere, per vendere un giocatore come Romero, secondo me già ha il sostituto pronto al 99%. Metto la mano sul fuoco, domani già arriva il sostituto. No, domani però già si parla di qualche nome interessante con un futuro davanti che l'Atalanta può fare esplodere. Io, come sapete, stavo alla Juventus, poi è andato, mi sembra, in prestito al Genoa, poi è andato all'Atalanta, l'Atalanta l'ha riscattato a 22 milioni, oppure l'ha pagato 22 milioni, mi sembra l'ha pagato 22 milioni, non era un prestito con diritto di riscatto, ma un acquisto a 22 milioni. E ora l'Atalanta si fa ben 33 milioni sul giocatore, perché 22 l'ha pagato, 33 in più l'ha venduto, quindi 33 più 22 quanto fa? 55 milioni. Il Tottenham veramente fa un bel acquisto. Con questi soldi poteva puntare a Koulibaly, invece no, secondo me ha fatto la scelta giusta. Non è perché sono napoletano e non voglio far toccare Koulibaly, ma secondo me ha fatto la scelta giusta. Perché?
Perché ti assicuro, un giocatore molto giovane. Ora vediamo subito l'età. Ora vediamo subito l'età. Invece Koulibaly comunque ha 30 anni, eh. Invece Koulibaly comunque ha 30 anni. Ora vediamo subito. Aspetta. Allora. Romero ha 23 anni, Koulibaly ha 30 anni. Quindi vediamo esattamente Koulibaly quanti anni ha, ma mi sembra 30 precisamente. 30, Koulibaly ha 30 anni, quindi c'è la differenza dell'età. Ci sono ben 7 anni di differenza con lo stesso valore. Con questi soldi poteva accaparrarti un difensore anche esperto come Koulibaly, perché a 30 anni comunque un po' di esperienza ce l'ha. 23 anni, non è esperto, però lo diventerà. Non è esperto, ma a 23 anni valere quei soldi, valere quei soldi significa che è un bel giocatore, ma non per i soldi, non si vede già per i soldi, ma si vede con le prestazioni che ha fatto l'Atalanta. Io, se fossi nella dirigenza, io me ne pentirei, ma sicuramente si stanno mangiando le mani, si stanno mangiando le dita, le mani con tutto il braccio, sicuramente, perché la dirigenza della Juve ha sbagliato a far partire uno come Romero. Secondo me doveva credere di più in lui. E ora, in futuro, chi ha? In futuro avevi De Ligt e Romero, due che in futuro diventano dei bei centrali. Poi valuteremo, ovviamente, si possono anche bruciare in un momento all'altro, che comunque sono giovani. Però in futuro ti assicuravi due centrali di prospettiva, che poi in futuro possono diventare anche centrali, uno dei migliori al mondo, a livello di centrale. Ma se fossi da io mi venderei, come ho detto già prima, perché in futuro mi assicuravo De Ligt e Romero, due difensori che potevano sostituire tranquillamente Bonucci e Chiellini. Ovviamente non so se arriveranno ai stessi livelli, però il potenziale ce l'hanno, quindi io credo che arriveranno ai stessi livelli. Credo che arriveranno ai stessi livelli. Però ora il problema della Juve è che lo aveva in rosa uno di prospettiva, ora lo deve andare a cercare da qualche altra parte, perché comunque Bonucci ha 34 anni, Chiellini ha 36, fra un anno, massimo 2 anni. Se ne vanno, chi si ritira, e penso che Bonucci fa la paghina per far gruppo, perché lui conosce lo spogliatoio, fa il tipo alla Pinsugno, oppure se ne va qualche altra parte, perché a 36 anni penso che Bonucci non si ritira fra 2 anni. Poi Chiellini fra 2 anni sicuramente penso che si ritirerà, visto anche gli infortuni. C'ha 36 anni e si infortuna spesso, ma figuriamoci a 39. E niente ragazzi, la coppia Bonucci e Chiellini non può durare, non è eterna, quindi l'età avanza per tutti, avanza anche per loro, e quindi la Juve secondo me si deve mangiare le mani, che ha ceduto Romero all'Atalanta e poi l'Atalanta al Tottenham. Io, se fossi, ve lo ripeto ancora, tifosi bergamaschi, io se fossi in voi non me ne pentirei, perché una società come l'Atalanta già ha il sostituto. Già il sostituto dietro alla porta, quindi non preoccupatevi. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, soprattutto i tifosi atalantini. E niente, ciao ragazzi.